Con Aprile l'accordo per quanti anni? 4, questo è il secondo, quindi ovviamente. Stai tranquillo un po'. Sì, tranquillo, sicuramente dipende da quello che vuole dire tranquillo, ovviamente abbiamo fretta, quindi non siamo così tranquilli. Da un punto di vista, diciamo, aziendale. Dal punto di vista di un progetto a lungo termine sicuramente ha dei vantaggi, il vantaggio di ovviamente anche di un progetto così nuovo, giovane, di dare il suo tempo naturale che serve per poter comunque fare maturare un progetto come questo. Siamo appena partiti con la moto nuova ed è stato per Aprilia, per tutti i ragazzi di Aprilia che voglio ringraziare, un impegno molto molto importante dove ci hanno speso tempo, energie e ci hanno dato veramente la vita. Credo che abbiano fatto una gran bella moto e certamente oggi è talmente giovane che ha le sue problematiche di gioventù, come spesso accade, come sempre accade in tutte queste cose nuove. Bisogna dargli un po' di chilometri, bisogna avere un po' di pazienza. Noi abbiamo un po' di fretta, ma prima che ce la prendiamo per forza questa pazienza. No, e appunto per questo ti dico, quest'anno sarà comunque fino a un certo punto della stagione, sicuramente dovremo trovare il nostro asset giusto con questa moto, con quello che abbiamo, e nel frattempo poi si svilupperà anche nuovo materiale, come stanno già pensando in casa Aprilia. Quindi dai, direi che il progetto è veramente molto interessante. Perfetto, dobbiamo dire innanzitutto che Gresini è stato gentilissimo, che ha fatto la doccia e poi è venuto qui. Voi ovviamente non potete sentirlo, ma è profumatissimo. Fatto per te, Paolo. Grazie. Grazie, bocca al lupo, e vabbè, ci rivedremo, ci risentiremo, perché poi sicuro. Dopo da questa avventura andrà avanti nel suo, insomma, diventerà sempre più importante, sempre più bella, si spera, no? Quindi... Beh, guarda, sì, diciamo che l'impegno è molto grande il mio, perché guarda, abbracciare tutte e tre le categorie è veramente difficile, cioè correre Moto 3, Moto 2, Moto GP, essere impegnati con in tre cose diverse, ok? Ho tanta gente che lo fa per me anche, ovviamente il mio obiettivo è Moto GP. Lo fa anche un altro campione, ex campione delle piccole cilindrate. Sì. Martinez. Beh, non fa tutte le categorie, non fa la le Moto 2, però. Sì, le ha fatte, certo, sì, vero. E lui si cambiava le camicie ogni No, a me non piace, io no. Una camicia unica è quella di MotoGP di Aprilia, quindi via. Non la cambio. E invece il rapporto con Honda è rimasto buono, perché corri con Honda in Moto 2. Beh sì, diciamo in Moto 3 e Moto 2, perché sei una monomarca, quindi sicuramente. Beh, il rapporto con Honda è rimasto su quel progetto giovane e fine a se stesso. Quindi verrà supportato anche nel caso l'anno prossimo con la squadra corse Simoncelli da Honda? Beh, diciamo, Paolo nel CEV, il campionato spagnolo, userà le Honda che avevamo noi l'anno scorso, quindi Italia ovviamente KTM, l'obiettivo è quello, mentre nell'italiano a KTM, quindi l'obiettivo è quello di pensare a Honda, poi sai, questa è il primo pensiero, sicuramente anche la camorra di Honda è sempre stata molto legata a Paolo, quindi sicuramente ci tengono anche loro, quindi dipenderà un po' da un po' di cose, però credo che il primo obiettivo è quello sicuramente. Tu, vabbè, ai tuoi tempi era Dunlop il 125, no? Sì. Però Michelin la vedevi, insomma, correva in quegli anni, vinceva, stravinceva, sempre. Anche vinto. Corso con Michelin. Anche corso tu con Michelin, per cui insomma, quindi non sei mai, sei stato uno di quelli non preoccupati quando è arrivato, no? No. Beh, Michelin è sempre stata una grande casa, che ha sempre rappresentato le moto da sempre. Mi ricordo che anche i 250 si utilizzavano Michelin, ci sono stati anni dove Michelin faceva veramente grande differenza, quindi sono leader nel loro settore, quindi non sono preoccupato per quello. Certo, la MotoGP oggi tra elettronica e pneumatici è cambiata un po', sicuramente chi saprà leggere meglio, interpretare meglio queste gomme e questa elettronica all'inizio avrà sicuramente qualche vantaggio. Diciamo che per i più competitivi ha livellato sicuramente oggi le performance, ecco, diciamo che... E poi sei più divertente.
dovrebbe essere più divertente, sicuramente più divertente. Non per tutti, no, però Paolo, qualcuno magari soffrirà un po' di più, però. Dicevo, tu Cadalora ci hai corso insieme, siete stati compagni avversari, eccetera, qualche volta ti ha bastonato, qualche volta l'hai suonato tu. E questo fatto che Rossi prenda Cadalora come suo consigliere osservatore in pista, tu che lo conosci anche bene, pensi che possa essere un'idea? Beh, sì e no, credo che oggi Valentino non abbia più bisogno di tanti consiglieri, francamente, non so qual è il loro accordo e come e perché, è nato sicuramente da un'amicizia, è nato sicuramente da una stima che Vale ha per Luca. Beh, Luca è sicuramente un profondo conoscitore del mondo delle moto, ci ha corso per tanti anni, e anche se è tanti anni che è fuori, e però sa di cosa parliamo, quindi sicuramente se l'ha scelto Valentino non fa mai le cose per caso, quindi no. Sicuramente c'è un perché, anche se ripeto, al massimo sembra che faccia qualcosa per no, caso, no, ma non no, è mai fatto per caso. Quindi va, sicuramente ha il suo perché, sicuramente avrà bisogno del supporto anche di Luca. Grazie, che lo facciamo, salutiamo, grazie al grisini profumato di Doha. Grazie Paolo, lui puzza invece, no, non è vero.